Siamo qui davanti alla sede del magazzino di Ceva che segue l'appalto, fino a ieri segueva l'appalto di TIM. Sappiamo che c'è una vertenza in atto, siamo alla seconda giornata di sciopero, tutti i lavoratori sono a rischio occupazione, Ceva ha aperto una procedura di licenziamento collettivo, siamo qui per protestare e per segnalare che non è possibile fare delle gare, di appalto senza tener conto dell'occupazione dei lavoratori. Qui TIM ha affidato il servizio a Poste, lo farà e Poste lo farà fare da SDA, ma alla sede di Bologna, quindi in un'altra regione a lunga distanza, ma non c'è neanche il dubbio dell'applicazione di una clausola sociale. I lavoratori sono stati messi in licenziamento collettivo. Stiamo facendo delle trattative, la prossima sarà il 1° dicembre, ci auguriamo che sia fatta in presenza, perché per ora le trattative su questo licenziamento sono state fatte tutte da remoto. Forse andremo lì nella sede di un'industria a discutere questa cosa. Auspichiamo che siano presenti tutte le aziende i cui lavoratori hanno bisogno di essere ricollocati, perché non è possibile lasciarli a casa senza un lavoro, visto che il lavoro ci sarà, è soltanto un trasferimento di attività, ma non segue un trasferimento e una risoluzione per il posto di lavoro di queste lavoratrici, di questi lavoratori che si troveranno a rischio per loro e per le loro famiglie. Noi proseguiremo, il 1° dicembre proveremo di nuovo a discutere con Ceva della loro riallocazione, dopodiché andremo avanti con la nostra vertenza. Chiediamo un tavolo alla Regione perché per noi è importante che anche la Regione prenda atto che c'è una crisi di un'azienda e di un segmento produttivo ed è una crisi che riguarda anche una perdita occupazionale per la Regione Lazio. Quindi chiediamo alla Regione di convocarci. Siamo a ribadire ancora una volta, questo è uno sciopero oggi che è continuativo di 3 ore fatte a fine lavoro venerdì, di uno sciopero fatto in precedenza l'11 novembre e ci saranno purtroppo altri. Chiediamo all'azienda che le soluzioni che ha offerto venerdì al tavolo per i lavoratori sono chiaramente insufficienti e chiediamo assolutamente il ritiro della procedura di licenziamento. Andremo fino alla Regione Lazio.